Hi guys, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, siamo arrivati a giovedì, oggi ne abbiamo 29, stiamo a fine mese, stiamo. Sto mese di agosto è passato da niente, proprio, sta stagione è passata da niente. Vabbè, allora, torna Conte, dice stamattina è il mattino, ecco, stamattina l'incarico al presidente all'ex presidente del Consiglio che è stato riconfermato. Vabbè, da questo punto di vista devo dire che sono abbastanza soddisfatto, nel senso che una persona seria, una persona preparata, una persona che va in Parlamento e dice le cose in modo chiaro, non apre una crisi come ha fatto il ministro degli interni che ha aperto una crisi dalla spiaggia. C'è questa cosa che un politico apre una crisi dalla spiaggia, voglio dire, se veramente possiamo definirlo politico. Adesso ci sono tutti i suoi discepoli, mi riferisco sempre a quelli là, Bersani, che lo vogliono quasi santificare a quest'uomo, perché c'è stato un complotto nei suoi confronti, complotto. Vabbè, io spero che finisca presto questa situazione perché veramente non se ne può più in Italia, cioè proprio siamo veramente arrivati al ridicolo con questi nostri politici. Ribadisco che questo non è un governo no verde, giallo-rosso, perché di rosso non c'è niente. Il PD non è Partito Comunista, nel modo più assoluto. Non è sinistra, non c'è nulla di sinistra, però tutto è possibile. Attendiamo un attimino. Io penso che adesso non devono sgarrare, non si può sgarrare perché se si sgarra ci si butta la zappa sui piedi. Io penso che al di là della serietà dei politici, sicuramente ci saranno persone molto, ma molto più preparate del ministro degli interni Salvini. Perché Salvini è un ciuccio presuntuoso, ecco, solo così si può definire, un ciuccio presuntuoso. E mi dispiace dirlo che tanti amici di Aversa osannano Salvini, mi dispiace per voi, ma se voi osannate un ciuccio presuntuoso, devo dire che siete dei ciucci presuntuosi anche voi. Posso essere anche io ciuccio presuntuoso in questo momento, quello che sto dicendo. Però, io non mi sono mai messo in politica, non sapete come potrei essere un giorno da politico o come politico, però lui c'è stato in politica, Salvini, e perciò io dico che è un ciuccio presuntuoso in base a quello che ho visto. E questo va benissimo. Li vedo piangere, stanno molto piangendo, perché poi soprattutto quelli là Versani che l'hanno fatto venire per ben 2 volte ad Aversa, a questo ciuccio presuntuoso, e non hanno vinto le elezioni, stanno ancora più schiattati in corpa. Perché poi, voglio dire, loro già avevano la vittoria in tasca, perché venendo Salvini qua e facendosi i 2 ore di selfie, loro erano convinti di vincere, con i 2 ore di selfie. Va benissimo, l'importante è che adesso non sentiamo più parlare di immigrazione, 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 perché era diventato un tormentone da 1 anno e mezzo sulla bocca di Salvini. Gli immigrati, gli immigrati, gli immigrati, gli immigrati, e non ha manco risolto niente, voglio dire, col decreto di sicurezza, perché le ONG sono comunque sbarcate e poi arrivano tutti i giorni i balconi con sti poveri cristi sopra. Perciò, niente, ha solo un'oca giuliva, ha solo parlato, ma non ha cucchiato assolutamente niente. Ha solo toccato la pancia degli italiani, perché gli italiani noi subito andiamo nel terrore, nella paura. Adesso vi faccio vedere il nuovo ministro degli interni, che non metterà terrore, non metterà paura, ma sarà sicuramente una persona molto più equilibrata, una persona che parla alla gente, ma in modo normale. Non come faceva Salvini, che ha spaventato, ha solo creato odio. Va benissimo, chiudo qua questo mio piccolo discorso mattutino e non mi resta che augurarvi a tutti una buona giornata e come al solito, statovi bene. Ua, ua. Anzi, a questi. Ciao Salvi, ciao, dice ciao. Ciao.